Baroni prova ad andare con il piede destro, riesce a mettere dentro, la palla è per Sampaio, subito va a marcare la prima rete della Cascina Orte, il numero 17, Santos, Conrado, Sampaio, fa 1-0. Fa carampolare la palla addosso a Risabalaga, dentro per Teixeira che finisce a terra, c'è il fischio da parte del direttore di gara. Va Ippoliti con il mancino, traversa piena di Luca Ippoliti, tiro potentissimo e finisce a terra Bragaglia perché evidentemente l'ha toccata con il volto. 19 maglia nera, Scandolara, c'è un blocco da parte di Egea, finisce a terra Teixeira ed è sesto fallo. Un minuto fa ha parato il calcio di rigore Ippoliti. Parte Borsato con il destro alla destra di Bragaglia, fa 1-1. Il numero 8 della Carling Sport, Cogianco. Parte il numero 19, guadagna comunque una rimessa laterale, dentro per Bragaglia, ha una mezza idea di ripartire palla al piede, invece poi, vede poi Sampaio che va con il sinistro, Sampaio in mezzo a due avversari, sopra la testa di Del Ferraro, va a fare 2-1, che giocatore fenomenale, 53esimo gol del numero 17. Palla canestro, salva il calcio d'angolo, poi dentro per Egea. Può ripartire la Carling Sport Cogianco con Lucas, 2-3, ancora Lucas, va sul sinistro Lucas, un gol in fotocopia a quello di Sampaio del primo tempo, da solo, con due avversari davanti, calcio ad incrociare con il collo sinistro e fa 2-2. Sampaio, torna dal proprio numero 10, Sampaio, vede il movimento di Egea, bella la sua lata per Scandolara che entra nella tre quarti avversaria, attaccata da Teixeira, gli ha rubato palla, adesso Everton è 1-4, bella discesa di Teixeira che prova il lob, Teixeira su assist di Everton porta per la prima volta in vantaggio la Carling Sport Cogianco. Cesaroni se ne va con un gran numero sull'auto di destra, mette dentro per Egea, Del Ferraro con le mani, non è impattato bene il numero 9, adesso può ripartire la Carling Sport Cogianco con Ruben, mette sul secondo palo per Teixeira, doppietta del numero 19, doppio vantaggio della Carling Sport Cogianco, ripartenza fulminea. Vendrame, Scandolara, va con la punta Scandolara, riapre il match, il numero 10, 4-3, ha segnato la Cascina Orte. E quindi ancora a portiere di movimento, 5-30 da giocare, Scandolara vuole liberare il destro, ci mette i piedi Everton e poi può ripartire 2-1, Paulinho, Paulinho! Paulinho subito riporta a 2 gol di vantaggio della Carling Sport Cogianco. Sampaio entra in area, Del Ferraro a dire no e poi a Risabalaga con il sinistro ancora una volta a riaccorciare le distanze. A Risabalaga, palla dentro per Scandolara, pareggio del numero 10, 5 pari a 2:37 dal termine. Sampaio che mette giù, scade il tempo. Fischio dell'arbitro, parte Egea, forte e centrale. Parte il numero 7, Bragaglia lo ipnotizza, para il primo rigore. Cascina Orte, parte Sampaio, spiazza Del Ferraro. Parte Luis Enrique Borsato, indovina l'angolo ancora Bragaglia, ma Borsato tiene a galla la Carling Sport Cogianco. Va Scandolara, spiazza Del Ferraro e la Cascina Orte, dopo i calci di rigore, vola in semifinale, raggiunge il Futsal Isola.